il sosia. Vabbè, come? Il sosia. È il sosia, di qua non si vede completamente. Cari fratelli e sorelle, cari bambini, cari ragazzi, buongiorno. Già da due settimane il tempo di avvento ci è iniettato alla vigilanza spirituale per preparare la strada del Signore, Signore che viene. In questa terza domenica la liturgia ci propone un altro atteggiamento interiore con cui vivere questa attesa del Signore, cioè la gioia. La gioia di Gesù, come dice quello lì, con Gesù la gioia è di casa. Ecco, si propone la gioia di Gesù. Il cuore dell'uomo desidera la gioia, tutti desideriamo la gioia, ogni famiglia, ogni popolo aspira alla felicità. Ma qual è la gioia che il cristiano è chiamato a vivere, è chiamato a testimoniare? È quella che viene dalla vicinanza di Dio, dalla sua presenza nella nostra vita. Da quando Gesù è entrato nella storia con la sua nascita a Betlemme, l'umanità ha ricevuto il germe del regno di Dio, come un terreno che riceve il seme, promessa del futuro raccolto. Non occorre più cercare altrove. Gesù è venuto a portare la gioia a tutti e per sempre. Non si tratta di una gioia soltanto sperata o rinviata al paradiso. Qui nella terra siamo tristi, ma al paradiso saremo gioiosi. No, no, non è questa. Ma una gioia reale già, sperimentabile ora, perché Gesù stesso è la nostra gioia, è la nostra casa, con Gesù è la gioia. Come diceva qui il cartello vostro, con Gesù la gioia è a casa. Tutti, diciamolo, con Gesù la gioia è a casa. Un'altra volta, con Gesù la gioia è a casa. E senza Gesù? Senza Gesù, c'è la gioia? No! Bravo! Lui, Gesù, è vivo, è il risorto e opera in noi e tra noi, specialmente con la parola e i sacramenti. Tutti noi, battezzati figli della Chiesa, siamo chiamati ad accogliere sempre nuovamente la presenza di Dio in mezzo a noi e ad aiutare gli altri a scoprirla o a riscoprirla qualora l'avessero dimenticata. Si tratta di una missione bellissima, simile a quella di Giovanni Battista, orientare la gente a Cristo, non a noi stessi, perché è Lui la meta a cui tende il cuore dell'uomo quando cerca la gioia e la felicità. Ancora San Paolo, nella liturgia d'oggi, indica le condizioni per essere missionari della gioia: pregare con perseveranza, rendere sempre grazie a Dio, assecondare il suo spirito, cercare il bene ed evitare il male. Se questo sarà il nostro stile di vita, allora la buona novella potrà entrare in tante case e aiutare le persone e le famiglie a riscoprire che in Gesù c'è la salvezza. In Lui è possibile trovare la pace interiore e la forza per affrontare ogni giorno le diverse situazioni della vita, anche quelle più pesanti e difficili. Non si è mai sentito di un santo triste o di una santa con la faccia funebre.
Mai si è sentito questo. Sarebbe un contrassenso. Il cristiano è una persona che ha il cuore ricolmo di pace, perché sa porre la sua gioia nel Signore, anche quando attraversa i momenti difficili della vita. Avere fede non significa non avere momenti difficili, ma avere la forza di affrontarli sapendo che non siamo soli. E questa è la pace che Dio dona ai suoi figli. Con lo sguardo rivolto al Natale, ormai vicino, la Chiesa ci invita a testimoniare che Gesù non è un personaggio del passato. Egli è la parola di Dio che oggi con